vostra presenza. Io sono un po' anche emozionato perché ho accanto a me personaggi importanti dello sport e della società, della politica, e quindi sono un po' di imbarazzo, però perdonatemi se faccio qualche errore, ma ve le voglio presentare. Ho qui accanto a me il consigliere federale Gianni Collini, stiamo aspettando peraltro anche Franco Chimenti, il nostro presidente, che arriverà tra una mezz'oretta. Accanto Elena Nappi, vice sindaco del comune di Castiglioni, il mio caro amico Andrea Scapuzzi, presidente del comitato regionale FIG, e alla mia destra il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e il consigliere regionale Leonardo Marras. Quindi io credo che un applauso... Beh, l'applauso ci vuole, eh. Bene, a me fa tanto piacere condividere questa serata con tutti voi. L'emozione deriva anche dal fatto che abbiamo fatto questi lavori in un periodo difficile. Proprio con il Presidente ci siamo visti qui il 5 di marzo, quando avevamo da pochi giorni scoperchiato un po' il tetto, dirette le terrazze, abbiamo fatto un'intervista un po' precaria proprio nella parte bassa perché era l'unica zona agibile, e nonostante il lockdown e tutto siamo riusciti, quasi ancora ai work in progress, ma siamo riusciti a aprire per questa stagione e poter offrire un locale completamente rinnovato. Un locale che, io dico la verità, ho l'onore di averlo restaurato, ma devo dire grazie a chi ci ha donato prima di tutto questa posizione. Qui dobbiamo ringraziare la natura che ci ha offerto un paesaggio unico e credo irripetibile, che tutti noi che frequentiamo Puntalo, comunque la Maremma, dobbiamo esserne fieri. Poi devo dire che ho ereditato una struttura realizzata nel 1964, dico 1964, appena eravamo nati. Mi dispiace che non è presente tra noi l'architetto piemontese che l'ha progettata e disegnata, ma c'è qui la figlia e mi fa molto piacere che sia presente con noi insieme al marito. Ci ha regalato una delle cose più belle di Puntale, quindi se io sono riuscito a ridargli ancora più piacere di viverla questa struttura, ne sono fiero. Siccome i commenti che ho ricevuto anche dalla figlia sono stati positivi, vero Cristina? Dov'è Cristina Piemontese? Eccola qua, sono stati così, quindi mi fa molto piacere. Quindi io poi devo ringraziare veramente tutti quelli che hanno lavorato in questi 3 mesi per realizzare questa opera, che poi non è solo la terrazza, ma è anche il locale sotto, con tutte le vetrate, le terrazze, la parte dei cari. Quindi è stato un lavoro importante e devo ringraziare tutte le imprese che hanno collaborato, che hanno eseguito i lavori e ci hanno permesso appunto in tempi sinceramente rapidi di poterli ultimare e di poterli offrire a voi. Quindi questa è una cosa che mi fa piacere ringraziarli pubblicamente. Poi naturalmente devo ringraziare anche tutto il personale del club, in primis Corrado, che è qui davanti a me, che sta facendo le riprese. Devo dire che Corrado è il cardine di questo golf, no? Però intorno a lui chiaramente ruotano tutti gli altri, a cominciare dai giardinieri sul campo, a Donato, al Caddy Master, Adele, al Pro Shop, lo staff del ristorante con Maddalena, responsabile di sala, Sergio di cucina e tutti quelli che collaborano con loro. Io le ringrazio infinitamente perché stanno facendo in questi giorni veramente tanto, quindi sono contento di condividere con loro questa avventura. Noi ci siamo proposti come golf anche, il Presidente lo sa bene, perché io devo dire che ha avuto un'idea geniale il Presidente Gianni, e mi auguro, mi posso sbilanciare, mi auguro prossimo governatore della Toscana, perché credo che sia una persona eccezionale che potrà fare solamente del bene al nostro territorio, in particolare alla Toscana in generale. E ci siamo scambiate alcune parole, peraltro abbiamo scoperto di aver condiviso insieme anche gli anni di università in via Laura, quindi è anche qualche amicizia che ci lega, no? Di amici comuni, e credo che sia una persona veramente importante per la nostra regione e per lo sport. Non a caso infatti condivide con Franco Chimenti anche un ruolo nel consiglio nazionale del CONI, quindi abbiamo un valore aggiunto nella nostra regione. E la candidatura che ha proposto per la Toscana
come sede olimpica per il 1932, non può... 2032. Non può vedere, non ci può vedere altro che favorevole, quindi noi gli abbiamo già presentato un punto dove noi ci siamo proposti con strutture e quanto altro. Difatti vi devo dire che questa è la prima parte di quello che abbiamo realizzato, perché questa sarà funzionale alla struttura che seguirà, che abbiamo avuto quasi ormai le ultime autorizzazioni, c'è gli ultimi passaggi, ma Elena può confermare, ormai semplice e facile in comune, perché anche la sovrintendenza ha sciolto le ultime riserve, quindi ci auguriamo a ottobre, insomma finita l'estate, di partire con i lavori della foresteria che daranno respiro a questo golf e che ci potranno permettere di vivere 365 giorni all'anno e di dare anche vita a Puntala in un periodo che normalmente invece va un po' in letargo, quando invece si merita tutto il contrario, perché il clima, la natura e tutto il contesto fanno sì che questa sia una location che potrebbe veramente vivere tutto l'anno e ospitare turisti italiani o comunque dell'Europa o da dove vogliono venire, perché qui troverebbero le condizioni ambientali ideali. Quindi l'augurio è che questo progetto vada avanti, ma so che è in mani buone. Poi lo dirò anche a Chimenti, perché visto che Chimenti è riuscito a fare l'impossibile portando la Ryder Cup in Italia, dovrà essere d'aiuto anche per le Olimpiadi, no? Va bene, Eugenio? Non mi voglio dilungare ulteriormente, ma a questo punto lascio il microfono al Presidente per un saluto e poi anche agli altri. Grazie. Grazie a Fernando Damiani, anche perché con lui ci unisce a questo punto davvero un feeling e un rapporto di amicizia a cui tengo in modo particolare, creato da Leonardo Marras, il nostro consigliere regionale che a Grosseto, oltre che naturalmente svolgere in questi ultimi anni il ruolo di consigliere, capogruppo, è stato presidente della provincia, quindi il territorio lo conosce molto bene. E ricordo che forse è stato l'ultimo giorno dopo mi sono dovuto rassegnare anch'io, rimettere a casa e quindi comunicare solo con Skype e con le videoconferenze, ma quel 5 marzo appunto eravamo giù, parlammo di quello che erano i progetti e mi sentii talmente coinvolto che dico all'inaugurazione della terrazza vengo sicuramente, e ho cercato appunto di essere presente e mantenere la parola perché capì che dietro Fernando vi è qui una bella realtà, una bella squadra che può valorizzare un impianto di golf che non voglio esitare a rappresentarlo come uno dei più belli nel mondo, perché onestamente sfido a trovare scenari di questo genere. È vero che ognuno dei 22 impianti della Toscana, ne parlavamo con il presidente Scapuzzi, a cui unisce davvero una grande amicizia, perché da quando ero assessore allo sport al comune di Firenze abbiamo vissuto momenti come questi in varie altre realtà della Toscana. La Toscana riesce attraverso il golf a unire quel senso della bellezza che offre nello sport come golf la preziosità della natura, dell'attività motoria, della raffinatezza, del modo insomma di concepire lo sport come un'attività che a ogni età può dare quel senso che da 2000 anni si riassume nell'espressione latina mens sana in corpore sano. E devo dire che proprio il senso di concentrazione, di amore per il territorio, di vivere se stessi in un rapporto che arricchisce anche intellettualmente, mentalmente, nelle capacità psicofisiche di affrontare lo sport come attività motoria ma anche come attività poi intellettuale per raggiungere quello che è l'obiettivo che la pallina ti offre, ecco che noi anche fra i giovani facciamo un grande lavoro di valorizzazione dello sport. Dicevo 22 impianti in Toscana per una scadenza che come Consiglio Nazionale del CONI abbiamo voluto fortemente. Sappiamo che la Ryder Cup dopo le Olimpiadi è fra le manifestazioni più importanti a livello dei campionati mondiali di calcio, anche come indotto poi che fornisce al territorio.
e sicuramente questa scadenza che era prevista nel 2022 e che sarà nel 2023 perché tutto è slittato di un anno, consentirà di accendere i riflettori sul golf, soprattutto in una regione come la Toscana che ha questi bellissimi impianti. Del resto il presidente Chimenti, lo vedremo dopo, è persona particolarmente attiva, non è un caso che il numero due del presidente Giovanni Malagò è il vicepresidente del CONI e conseguentemente ha saputo fare del golf una delle attività di punta dello sport italiano. È evidente che noi abbiamo questa suggestione che per me è qualcosa di più in realtà di un ideale, è qualcosa che vorrei concretizzare. L'Italia sapete bene come ha perso l'opportunità di avere le Olimpiadi a Roma e quindi la scadenza a questo punto si propone per concatenarsi dei passaggi in vari continenti nel 2032. Noi ci siamo proposti con Padre Putativo, lo abbiamo presentato insieme alle altre autorità delle regioni Toscana ed Emilia Romagna, è un po' Romano Prodi, il quale a Palazzo Strozzi a Firenze quando fu presentata questa ancora idea progettuale, perché la candidatura deve essere nel 2025, prospettò sostanzialmente questa idea. L'Italia che ripropone, non avendo avuto Roma per le nostre beghe interne per la scadenza olimpica, ci si ripropone con Roma che fa la cerimonia d'apertura, perché lo stadio olimpico è oggettivamente l'unico, senza doverne costruire altri, che può proporre questo. Che vive le gare più importanti dell'atletica leggera, perché lì occorre uno stadio da almeno 80.000 posti, ma che vive poi le altre manifestazioni in quello che è il binomio del centro Italia, delle due regioni cugine, la Toscana e l'Emilia Romagna. Se ci funziona questa prospettiva, perché ormai la dimensione con cui si vedono le collocalità olimpiche è le 3 ore di distanza, se pensate bene da Firenze vi è 1 ora e mezzo a Roma di alta velocità, fatte le 2 grandi occasioni nello stadio olimpico a Roma, poi le altre manifestazioni dove non poter creare le occasioni per Olimpiadi indimenticabili se non quello che offre la Toscana e dall'altra parte l'Appennino o l'Emilia Romagna. Se magari l'Emilia Romagna è patria del basket fra Fortitudo e quello che è il, diciamo, la storia e la cultura di Bologna, si arriva a questo. Pensate in Toscana cosa significa Puntala, la costa grossetana, Piombino, per gare rispettivamente che dal golf ci portano allo windsurf, la Senzini che ne è stata protagonista, alla vela, al nuoto. Io mi vedo i 10 chilometri sul mare da Piazza Bovio a Piombino e invito a capire dove potrebbero essere altri scenari. Sogno probabilmente, però poi la vita nel momento in cui sogni crea anche delle occasioni poi concrete per farlo. E ditemi voi uno scenario di questo genere dove si ritrova il mondo. Ho parlato anche troppo delle mie suggestioni, stiamo con i piedi per terra. Il Golf Club a Puntala ha fatto una cosa molto importante valorizzando questo ambiente. Ripeto, ho capito che dietro c'è un bel gioco di squadra. Il golf è uno degli sport su cui il nostro paese e le autorità sportive del nostro paese puntano di più, ripeto, in vista della Ryder Cup, e quindi complimenti. Vedendo anche che oggi verrà tagliato il nastro laddove qualche professionista è riuscito con la pallina a indirizzarsi, e deve essere stata una bella scena, verso le 18 buche del campo di golf, complimenti al comune di Castiglione della Pescaia che ha in sinergia assecondato questo impegno, complimenti alla Federazione Golf e grazie davvero dell'invito per un'occasione che si presenta come una di quelle occasioni in cui la Toscana che riparte ha forte bisogno, proprio per la promozione che può suscitare e il senso che può evocare della Toscana come terra di cultura, di paesaggio, di bellezza, di sport, perché ricordiamoci sempre che lo sport è uno degli elementi che più di altri riesce a tenere su valori sani la comunità, e in questo caso abbiamo proprio le caratteristiche di una società sportiva che fa il suo dovere in questo senso. Grazie. Bravo. Parlo. Buonasera. Volevo ringraziare a nome di Franco Chimenti, che poi lo farà personalmente quando arriverà, volevo ringraziare
Fernando, perché è difficile trovare persone che mettono tanta passione, impegno, duro lavoro per riportare una struttura come questa agli antichi. Non ci sentiamo? Funziona? Si sente? Agli antichi splendori, è veramente. Ma non solo questa struttura, so di un impegno di Fernando per promuovere il golf anche in maniera diversa attraverso strutture minori, come lo stiamo proponendo e spingendo per farlo diventare ancora più popolare. Quindi tutto questo ti fa un grande onore. È veramente difficile trovare persone che abbiano questa passione in un momento come questo difficile, ed è fantastico sentire il tuo ottimismo e parlare di facilità nel realizzare queste opere. Molto difficile, bravo, complimenti veramente. Grazie. Bravo. Allora, grazie, buonasera a tutti. Io porto i saluti del nostro sindaco Giancarlo Farnitani, dell'amministrazione comunale, e credo che, riprendendo le parole della federazione sportiva, il primo ringraziamento per quello che c'è stato e per quello che sarà vada alla famiglia Damiani, vada a Fernando, vada a Lorenzo, che di questi campi ormai ha fatto il suo vessillo e è continuamente presente per fare in modo che questo meraviglioso verde spicchi in mezzo a questi colori di Pontala, e va a Margherita, perché dietro agli uomini, ai grandi uomini, c'è sempre una grande donna. La famiglia Damiani è una famiglia che a Pontala ha investito non soltanto economicamente, perché si possono avere anche le risorse e non avere la capacità e nemmeno le emozioni da trasmettere. Ha investito perché vuole che Pontala risorga dalle ceneri, come la Fenice, come lo vogliono tanti altri qui. C'è Gaia qui presente, che sta cercando di riportare i cavalli ad essere qualcosa che nella realtà di Pontala è un tassello mancante. E quindi c'è un trinomio importante: il golf, i cavalli, il porto, sono i tre grandi volani che Pontala nel corso degli anni ha in qualche modo perso e che sono convinta in questo momento stia fortemente ritrovando. Purtroppo le difficoltà per crearle in posti come questi, come diceva Fernando, non sono poche. Lo sanno i progettisti, c'è qui l'architetto Bartoletti che forse qualcosa ne sa, che in questi anni si è battuto e ha combattuto affinché, soprattutto dal punto di vista della sovrintendenza, ci fosse la possibilità di realizzare qualcosa che non stravolgesse, perché noi non vogliamo creare cose che stravolgono, vogliamo creare cose che stanno all'interno dell'impatto ambientale che l'architetto piemontese ha tanto voluto quando Pontala è nata, che Pontala ha mantenuto nel corso di questi anni e che oggi, come dico sempre, la Maremma è un passo indietro, ma oggi è un passo avanti, perché questo il turismo cerca, questo il nostro visitatore vuole: la ricerca, la qualità ambientale, la qualità morale di quello che noi possiamo lasciare ai nostri posteri. Questo è un nostro grande dovere, un dovere da amministratori, è un dovere da chi ci abita. Io sono fortunata ad abitare in questa zona, ad essere cresciuta in questa località. E c'è un grande onere che ci portiamo dietro, un onere importante, un onere gravoso, un onere che non sempre riusciamo a realizzare così come lo vorremmo nei nostri sogni, come diceva il Presidente. I sogni sono importanti, vanno messi nel cassetto, vanno anche tirati fuori, e spesso e volentieri in questi anni li tiriamo fuori, a volte li dobbiamo anche fermare, ma non per questo ci fermiamo a questo. I problemi sono tanti, sappiamo che dobbiamo affrontarli, non ci tiriamo indietro, e credo che stasera la presenza dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione regionale e della federazione siano l'evidenza che i team, se fatti insieme, riescono a portare a termine quello che si prefiggono, obiettivi così importanti come una realizzazione come questa. E quindi il mio ringraziamento va a tutta la famiglia Damiani e al suo staff. Grazie. Ciao. Buonasera. Beh, parlare dopo tutte queste parole è diventata difficile, non si sa più quale argomento trattare. Mentre ascoltavo le loro parole, vorrei parlare di sport. Di sport, di tecnica, di quello che rappresenta il golf Pontala da un punto di vista tecnico, una delle migliori strutture che la Toscana in particolare, ma l'Italia tutta, può avere. Pontala nasce nel 64, è stato ricordato, sono
passati più di 50 anni il mondo, la tecnica del golf è cambiata, ma il campo di Puntala è sicuramente ancora molto attuale da questo punto di vista. Quindi anche se il presidente Gianni ha parlato di sogni, io posso sicuramente condividere la scelta di Puntala come un possibile campo per il torneo olimpico, perché non ha niente da invidiare a nessun altro campo al mondo. Quindi questo ci tengo a dirlo. Negli anni 70, quando ho mosso i primi passi su questo campo da golfista, Puntala rappresentava uno dei pochi campi in Toscana, 4 per la precisione, dopo Lugolino, Tirrenia e Bisoadeba, e comunque rappresentava anche all'epoca un punto di riferimento. Tutta l'Italia golfistica che contava veniva qui a giocare la Coppa Puntala, a giocare, a passare le vacanze estive. Poi ci sono stati degli anni bui, mi posso definire così, dove Puntala ha subito una regressione probabilmente, poi finalmente è arrivato la famiglia Damiani, e Fernando in particolare, che indubbiamente ha dato una svolta, credo che sia sotto gli occhi di tutti quello che è stato fatto, e non parlo soltanto di terrazza, di ristorante, parlo veramente ancora di campo da golf, perché è la svolta che è stata data sul campo, grazie a Lorenzo, che ho visto bambino, e ricordavo prima che ho fatto una Siana Grosseto con lui in macchina in un tour portandolo a fare lezione dal suo maestro a Montecatini, e ho avuto Fernando con me nel comitato regionale prima e Lorenzo dopo. Sono oggi ancora presidente regionale, lo devo proprio a Fernando, che è stato uno dei miei elettori, e quindi non solo gli faccio complimenti per quello che sta facendo per Puntala, per voi che siete soci di Puntala, per la Toscana, l'Italia tutta, ma ve li faccio anche personalmente, permettetelo. Quindi grazie Fernando, grazie davvero. Sto ricevendo proprio complimenti, sì, Leonardo, te sei brutto, non mi dire nulla, anzi, parlare pure male. No, io non dovrei parlare perché ha parlato il Presidente del Consiglio regionale, quindi il mio intervento è di troppo. Però mi devo unire anch'io invece ai ringraziamenti verso di te, verso la tua famiglia, perché in effetti non ce lo aspettavamo che potesse riprendere con questo, con questa rifioritura, questa grande bella struttura. Ricordavo prima che nel nostro piano della provincia di Grosseto noi prevedemmo addirittura 14 campi, convinti che, non di farli tutti in realtà, ma di dare la possibilità di realizzarli, convinti che si prestasse davvero tanto la Maremma ad ospitare un certo tipo di turismo che potesse essere interessante anche oltre quello estivo limitato ai mesi che ormai sono diventati soltanto 2. Stiamo riscoprendo in quest'estate particolare l'interesse di tanti italiani a venire in Maremma, però dovremo anche meritarci il proseguo e magari che questo interesse si consolidi, e che chissà anche con queste strutture di servizio poter allungare appunto quel tempo. Ecco, chi come voi ha interpretato questa idea e l'ha realizzata, la sta realizzando, deve essere assolutamente premiato con i nostri ringraziamenti, ma anche con il successo poi dell'attività. Davvero in bocca al lupo. Bene. Allora, a questo punto voglio ricordarvi una cosa, perché quando ho parlato di Corrado, che è il cardine del golf, però voglio fare un po' arrossire, perché devo anche dire che oltre ad essere il cardine del golf, l'ho scoperto anche come un regista sopraffino. Ha montato un video che io ho visto in anteprima ieri sera, sono 4 minuti circa, che ha fatto un po' la storia del golf e soprattutto di questi lavori, e devo dire che mi ha commosso, veramente mi ha commosso, e quindi lo ringrazio pubblicamente, ma verrà proiettato sulla televisione a basso, quindi quando scendete soffermatevi a guardarlo, perché vale veramente la pena. Quindi bravo Corrado ancora anche per questo secondo veste che hanno il golfo tutti integralmente con grazie. A questo punto però invito il presidente Gianni e Elena a fare il taglio del nastro, e poi Lorenzo, al quale veramente devo tutto, perché mio figlio, ne avete fatti complimenti, Andrea gliel'ha fatti, però
Io l'ho secondato, però l'artefice di tutti i lavori sul campo da ormai da 2 o 3 anni è Lorenzo, che ci si dedica. Che ci si dedica giorno e notte, quindi il primo posto. Il primo corpo da questo nuovo T vorrei che lo facesse Lorenzo, e a seguire Andrea Scapuzzi. Va bene.